nel monitoraggio che abbiamo fatto risultano circa 1.500 milioni, 1,5 miliardi di euro fra finanziati e finanziabili, purché ci siano le autorizzazioni relative, di interventi in infrastrutture strategiche, in particolare strade e ferrovie. Al momento è certo il finanziamento di circa un terzo. 1,5 miliardi di euro di investimenti è questa la cifra che potrebbe interessare il territorio provinciale aretino nei prossimi anni. A fare i conti sono Confindustria Toscana Sud e Dance, che hanno presentato il rapporto sulle infrastrutture strategiche nel territorio provinciale. Emerge che molte cose che nel 2005 avevano iniziato i lavori, molti interventi, le stanno portando avanti. Altri interventi purtroppo che avevano iniziato, hanno dato il via, non ci sono fondi per poterli portare avanti. Interventi più urgenti ovviamente sono quelli di completare le opere che oggi risultano compiute, cioè in particolare la Orte Ravenna, metterla tutta in sicurezza, e la Due Mari, la Grosseto Fano nel tratto aretino. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario, io devo vedere la situazione con certo ottimismo, perché fra l'altro è in corso anche un appalto da 16 milioni di euro che è citato nel dossier, che riguarda la ferroviaria italiana, per la messa in sicurezza con norme avanzatissime di tutto il tratto Arezzo Stia e Arezzo San Sepolcro. Purtroppo per altri investimenti ancora, come dicevo prima, dobbiamo attendere il visto del Ministero Economia e Finanze su progetti che già sono in fase avanzata di redazione, sono addirittura già cantierabili.